E ora do la parola al deputato Villarosa, prego. Guardi, Presidente, volevo iniziare il mio intervento con calma, ma quel signore lì si dovrebbe dimettere oggi. Quel signore lì se ne deve andare a casa subito. Però sta È un parlando di un signore, ministro, Presidente, è un può signore, non essere è un ministro. rispettoso nel linguaggio, Non è deputato rispettoso il Villarosa. ministro, È un Presidente, e ministro non e è si rivolga a rispettoso e lui qua c'è come la prova, ministro, non è un Presidente. signore, è un No, è ministro. un È signore, un non è un ministro. ministro e la prego di Non è un essere servitore dei rispettoso, deputato cittadini. Villarosa. Lei mi sta offendendo per un No, semplice motivo, perché lei non mi sta deve facendo parlare. riferirsi con rispetto al ministro. E Prego, signore, non è continui il suo un'offesa. intervento. Ma non è un ministro. Deputato Villarosa, la Presidente, richiamo le faccio. all'ordine. Mi richiami, le faccio vedere La questo richiamo documento. all'ordine per la seconda Le volta. faccio vedere questo. Deputato Villarosa, tolga questo cartello. Se lei si rivolge al ministro, lo deve fare con rispetto. Allora, proceda nel suo intervento. Grazie per avermi dato tempo per parlare, Presidente, gentilissima Prego. come sempre lei. Allora, questo non è un cartello, questo è un documento che afferma, che conferma che quel ministro ha votato contro l'azione di responsabilità per i banchieri, per far arrestare i banchieri, contro ha votato, contro. Io ero calmo prima di sentirlo, ero calmo, ma qua c'è la prova, c'è un verbale, il 14 aprile 2016, su Viola e su Profumo, cosa avete votato? A favore dell'azione di responsabilità o no? Nel question time di oggi in commissione ci avete risposto come se fossimo dei ragazzini. Ma l'azione di responsabilità non spetta al MEF, spetta agli azionisti e voi siete azionisti e voi avete votato contro e questa è la prova. Quindi lei si deve dimettere ora, subito. Si deve dimettere ora. Se ha rispetto per i cittadini, per quei 130.000 risparmiatori, tra azionisti e obbligazionisti che avete messo in mezzo alla strada, tra persone invalide, ciechi, persone di 80 anni, senza il merito per poter acquistare quei prodotti, e voi di azione di responsabilità, di colpa di Banca d'Italia, di colpa di Consob, non avete mai detto nulla. Venite qui a dirci, lei poco fa viene qui a dirci, noi siamo favorevoli alle azioni di responsabilità, ma chi vuole prendere per i fondelli? Chi vuole prendere per i fondelli? Chi? C'è una prova, c'è un verbale. 14 aprile 2016, 99,9% voti favorevoli. Allora, cosa mi dice? Non si dimette? Sta lì? Si deve dimettere. Io glielo ripeto per l'ennesima volta, perché questo non è modo di trattare i cittadini che l'hanno votata. Anzi, a lei probabilmente non l'hanno votata. Come a tutti quelli che stanno qua, come Renzi, come Letta, nessuno li ha votati. Cosa ci fanno qui? E mi parla di un sistema sano. Abbiamo un sistema sano. Avete fatto 13 provvedimenti a favore delle banche. Abbiamo un sistema sano. Abbiamo 200 miliardi di sofferenze. Un sistema sano. Abbiamo MPS che prima degli stress test stava bene. Abbiamo MPS che il suo premier, il suo presidente, mai successo nella storia, va sui giornali a dire: ora l'MPS è risanata. Cittadini, investite in MPS. Investite in MPS, ma quando mai si è sentito un premier che dice, fa una dichiarazione del genere e fa perdere i soldi a chi ha investito in MPS, perché hanno perso i soldi quei cittadini ai quali voi avete fatto investire in MPS. E io dovrei stare calmo con lei lì seduto? Lei da lì non, lei lì non può stare. Dopo che fa queste dichiarazioni, lei lì non può stare. Un sistema bancario che se crolla, un sistema bancario, state in silenzio, avete parlato, parlate quando è il vostro turno. Allora, lei faccia il suo Presidente, lei intervento, deve fare faccia il il suo suo lavoro intervento, però, non si non lo devo preoccupi. fare io, lei No, lo no, no, deve no, no, lei è fare. garantito e lei lo deve fare il suo intervento. Vada avanti, deputato. Colleghi, E ora voglio colleghi, sapere io ho io già qual è il richiamato due vostro volte il obiettivo. deputato Voglio Villarosa, sapere qual lasciate è il fare a vostro. me. Lei continui nel suo intervento. Ora, Presidente, Ministro, voglio sapere qual è il vostro obiettivo. Perché ancora non l'abbiamo capito. Non avevamo capito i Tremonti Bond, non abbiamo capito i Monti Bond. Mettete soldi, mettete toppe, ma senza avere un obiettivo lungimirante. Dove volete arrivare? Se aveste nazionalizzato, perché sui Monti Bond c'eravate anche voi, eh? Non è che vi tirate indietro come oggi sui giornali, Tramonti e Renzi. No, sei stato tu, no, sono stato io. Ma chi volete fare ridere o piangere? Perché la gente perde i soldi e perde futuro. Voi probabilmente i soldi ce l'avete nel conto, ma ci sono persone che vivono con 485 euro al mese, che avevano ricevuto quei fondi, mi hanno raccontato personalmente, dopo una disgrazia, e che sono andati in banca con 80 anni di età e con nessuna conoscenza, e quel banchiere gli ha detto: sai che cosa fa? 80.000 euro, li investa, non li tenga nel conto corrente, li investa in obbligazioni subordinate. E voi, invece di chiedere le azioni di responsabilità verso queste persone, gli avete azzerato i conti correnti. Fate pena e buttatemi fuori.